Ciao ragazze, allora ho ripristinato velocemente il mio blog con i font originali, quindi vediamo un po' come cambiare il titolo. Innanzitutto andiamo su Google Font, cerchiamo velocemente, insomma, un font che ci piace, nel mio caso lo so, io uso questo. Quindi faccio così. In questo caso c'è solo questo tipo di stile, quindi non ho altra scelta. Vado su aspetto, opzioni del tema, extra input setting e qui in questo rettangolo inserisco questo codice. Qui su Custom dobbiamo fare una cosa un po' più complicata. Ecco, apro la mia schermata nuova, ispeziono elemento, dobbiamo cercare di selezionare l'area che ci interessa cambiare, in questo caso il titolo. Quindi vado minuziosamente a trovare quello che mi interessa. Ecco, questo qui mi interessa. Quindi la parte che dobbiamo copiare è questa, fino alla parentesi di graffa, che poi non andiamo a inserire tutto. Quindi incolla, mettiamo tutto sulla stessa riga. Ecco, selezioniamo questa parte dentro le parentesi graffe che dovrà essere cancellata e sostituita da questo. Incolla. Salviamo. E vediamo se qualcosa è cambiato. Il titolo è cambiato. La stessa cosa vale ad esempio se vogliamo cambiare questa parte. Sempre bisogna andare un pochino alla ricerca. Eccolo qui. L'avevo trovato, mannaggia. Ecco il titolo. A noi ci interessa appunto questa parte, che poi andrà a cambiare questa, andrà a cambiare questa, perché si tratta sempre della stessa scrittura H3. Quindi andiamo a prendere tutto questo all'interno fino alle parentesi graffe, copia. Ecco, e incolla. Vabbè, in questo caso non valeva la pena che mettevo tutto sulla stessa riga. L'importante è che cancelliamo questa parte. Se vogliamo utilizzare lo stesso font, facciamo copia e incolla, senza aggiungere un'altra riga del link. Vediamo un po' se qui è cambiato. È cambiato. Io ho già le mie impostazioni già scritte, quindi io mi riporto i miei testi. Ecco,
salvo. In questo caso io, ad esempio, sono andata a toccare anche un'area dei commenti. Mi pare che sia questa parte. Ecco qui. Sono andata a toccare quindi questo e questo. Quello che vi dicevo, ad esempio H2, H3 e H4, voi li trovate benissimo quando scrivete un nuovo articolo. E sono quelli che solitamente io cambio perché è diverso da scrivere questo e quando metto titolo 2 equivale a un H2, titolo 3 a un H3 e titolo 4 a un H4 e così via. Se io metto titolo 2 e faccio un'anteprima, il mio articolo cambia. Sicuramente ha un aspetto diverso. Una volta che viene scritto tutto per bene, sono come tutti gli articoli che di solito scrivo. Come ad esempio questo. Spero che sia stato utile. E ciao ciao.